Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con marmellata di ciliegie. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero di canna, lievito per dolci, yogurt greco, olio di semi di girasole, la scorza di limone, uova, sale, vanillina e marmellata di ciliegie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo yogurt greco. La farina, le uova, l'olio di semi di girasole, un pizzico di sale, la vanillina e il lievito per dolci. E facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne toglieremo una parte che ci servirà per fare le strisce. Estenderemo questa tra due fogli di carta da forno. Trasferiamolo in uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Adesso bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Versiamo la marmellata di ciliegie. Livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte e stendiamo il resto della frolla. Sempre tra due fogli di carta da forno. Una volta stesa, adesso la trasferiremo in una griglia per crostate che abbiamo precedentemente infarinato. Livelliamo bene con il mattarello per farla aderire. In congelatore per 10 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la griglia dal freezer, adesso stacchiamo la parte superiore e la adagiamo sulla crostata. Tagliamo la parte in eccesso, i bordi. Decoriamo con i rombi della frolla rimasta. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 40 minuti. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata con marmellata di ciliegie. Grazie e alla prossima ricetta!